Come pensa si collochi nel panorama europeo e mondiale il sistema italiano di lotta alla tratta da un lato e di protezione delle vittime dall'altro? Il sistema italiano è un sistema ottimo che ha prodotto molto in termini di aiuto dato a donne, uomini, vittime di sfruttamento sessuale prevalentemente, ma anche di sfruttamento lavorativo. È un sistema che purtroppo è stato trascurato da molti governi, da molti successivi governi e in parte purtroppo lo è tuttora, ma che continua a funzionare e continua a essere un'esperienza di eccellenza sia nel contesto europeo sia nel contesto internazionale. I numeri sono significativi, migliaia di persone che erano cadute nelle reti criminali dei trafficanti sono state aiutate, supportate nel loro percorso di ricerca di una soluzione positiva per loro, per la loro vita, per il loro progetto migratorio. E questo devo dire che in termini di diritti umani è un risultato enorme. Qual è l'elemento di criticità? L'elemento di criticità è che il modello italiano, che pure è fatto per aiutare un numero di persone che è ben più ampio delle persone che da un punto di vista legale possono essere qualificate come vittime di tratta, perché si basa su presupposti sociali, diciamo così. La violenza subita, lo sfruttamento subito, non necessariamente il fatto che ci sia un procedimento penale per tratta. Quindi questo modello italiano, che è fatto per aiutare una massa considerevole di persone, purtroppo non riesce ad essere applicato alle situazioni di migranti che arrivano. Viene applicato quando c'è un'operazione di polizia che riesce a, diciamo, individuare una rete criminale e a individuare delle vittime. Ma che dire dei migranti e delle migranti che arrivano a Lampedusa, delle migranti che arrivano incinte, che noi sappiamo che hanno subito stupri e sfruttamento sessuale durante il viaggio. Ma che dire di tutte quelle donne non incinte, perché magari le donne incinte vengono più facilmente individuate come vittime, ma che noi sappiamo che cosa hanno subito nel viaggio, per esempio dal Corno d'Africa attraverso il deserto e nei campi della Libia, sappiamo che quasi certamente hanno già subito sfruttamento sessuale, ma non ci sono procedure per ascoltare le loro storie e non ci sono procedure per aiutarle quando, per esempio, lo sfruttamento che hanno subito si è verificato in altri paesi con cui c'è poca cooperazione o che sono paesi in conflitto in cui quindi non è possibile avere cooperazione internazionale. Allora, ecco, questo è l'elemento di criticità che io credo debba essere oggi affrontato tornando a fare della lotta alla tratta un grande tema nazionale. Può dare qualche indicazione o suggerimento rispetto a strategie che ha constatato produrre particolari frutti in materia di lotta alla tratta e protezione delle vittime? Dunque, oggi io penso che la priorità nella lotta alla tratta debba essere la prevenzione. Noi parliamo di un fenomeno che a livello mondiale coinvolge più di 21 milioni di persone, quindi parliamo di un fenomeno di dimensioni enormi ed è chiaro che la prevenzione deve essere la priorità, tanto più che oggi molte delle vulnerabilità al trafficking dipendono dai conflitti e i conflitti nel mondo sono tanti e sono devastanti e producono sempre nuove vittime e sempre nuove vulnerabilità. Sono tante le persone che fuggono dalle zone di conflitto. Qui in Europa arrivano in grandissima misura coloro che fuggono dal conflitto siriano, ma anche quelli che vengono dal Corno d'Africa e dall'Africa centrale spesso sono in fuga da conflitti. Allora, la prevenzione in che cosa consiste prima di tutto? Consiste nel creare dei canali legali e sicuri per
I profughi e per i migranti in generale. Un'esperienza io voglio citare che mi sembra sia significativa, che vada veramente nella direzione giusta, che è quella dei corridoi umanitari, fatta in cooperazione dalla comunità di Sant'Egidio, dalla Tavola Valdese, dalla Federazione delle Chiese Evangeliche, in cooperazione con il Ministero degli Affari Esteri, che è anche in questo caso un'esperienza di eccellenza, e che vede anche la cooperazione tra pubblico e privato. Che cosa significa corridoi umanitari? Significa che invece di intraprendere un cosiddetto viaggio della speranza che poi finisce in una tragedia, in un naufragio o in un destino di sfruttamento, le persone più vulnerabili, donne con bambini, bambini che viaggiano da soli, persone anziane, persone particolarmente fragili dal punto di vista di salute, hanno la possibilità di avere un visto alla partenza e quindi di migrare in una condizione di sicurezza. Ecco, quella è la strada da percorrere. Io un'altra idea voglio lanciare e spero che verrà raccolta dal governo italiano, ed è quella di, come dicevo prima, cercare di individuare le situazioni di trafficking, ma anche di rischio di trafficking, tra le persone che arrivano nel nostro territorio, negli hotspot, nei centri di accoglienza, nei CARA. Dovrebbero esserci procedure di ascolto in cooperazione con le associazioni che sono state la grande, grandissima risorsa del modello antitratta italiano, che consentano quindi di ascoltare i migranti e di individuare che cosa? Situazioni di sfruttamento già subito e situazioni di particolare rischio, per esempio persone che quando partono già sono indebitate con il facilitatore, con il trafficante, e che già sanno che il facilitatore avrà il diritto di venderli a un'altra persona nel paese di destinazione e quest'altra persona avrà il diritto di sfruttarli sul lavoro o nella prostituzione per quanti anni, neanche si sa perché. Non si sa nemmeno quant'è l'entità del debito da restituire. Ecco, se noi potessimo essere in grado di individuare le situazioni di alto rischio di trafficking nei punti di arrivo dei migranti, credo che avremmo dato un contributo essenziale alla lotta contro la tratta. Grazie del contributo, dottoressa, e buon lavoro. Grazie a voi.